Per una domenica Bonelle diventa una palestra all'aperto, calcio, basket, rugby, ma anche scherma, tennis e addirittura subacquea. Una giornata per conoscere tutti gli sport della nostra provincia, ma soprattutto una giornata di beneficenza a favore dell'associazione We Love Anastasia. E quando il motivo per sorridere viene meno, non si può far altro che sorridere più forte, cercando l'appoggio e l'aiuto di chi ci sta vicino. Ed è così che la piccola frazione di Bonelle si stringe intorno ad Anastasia e alla sua famiglia, perché mai come in questo caso vale la regola dell'unione fa la forza. Sì, è molto emozionante, tutta questa gente si è stringa attorno a noi, a Pistoia si è stringa molto intorno a noi e noi non ci siamo mai sentiti soli. E non sentirsi soli ci dà forza per affrontare la situazione che si sta vivendo noi. E noi si cerca di affrontare la situazione col sorriso, perché il sorriso nasce dalla bambina. E se non era per lei e per la forza che ha, non nasceva niente di tutto questo. Questa associazione nasce grazie appunto per quello che ci è servito da noi per aiutare noi e la nostra bambina in particolare. Il progetto è quello di creare un gruppo di infermieri pediatrici domiciliari per l'assistenza nelle cure oncologiche, non solo a casa dei bambini, che a Pistoia tutt'oggi non c'è. Abbiamo avuto la fortuna di trovare infermieri in gamba, però che non erano pronti su bambini. Diciamo che sono partiti insieme alla bambina, insieme a noi, hanno creato questo gruppo che va un pochino però messo un po' più a quadro per bene. Aderire a un progetto del genere sicuramente non è facile, però ce l'avete fatta. Sì, penso che si possa dire che ce l'abbiamo fatta. L'idea era quella di coniugare appunto sport, solidarietà, intrattenimento, divertimento e lo stare insieme, e penso che questo mix sia abbastanza riuscito, insomma funzioni. Bonelle come ha risposto? Bonelle ha risposto bene, sì, ha risposto bene, sì, sì. Veniamo tutti dal mondo dello sport, quindi chi pallacanestro, chi ciclismo, chi calcio, quindi abbiamo deciso di sostenere questa associazione anche attraverso lo sport, a giornate di iniziative sportive appunto per beneficenza, abbiamo già in mente molti eventi. Sosteneteci e dateci una mano per Anastasia, perché veramente abbiamo bisogno e vogliamo portare avanti questa associazione nel miglior modo possibile. Grazie mille. Scopri davvero chi sei, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani.